Buonasera cari amici, spero di trovarvi bene. Se avete solo un attimo, trovatelo un attimo. Vi canto una canzone che inizia quando Alex di Ravenna, ragioniere, ha lasciato casa sua senza dire troppe preghiere. Partito subito dopo la scuola superiore, c'era abituato a scuola ad essere il peggiore, direzione est per guadagnare 7 ore, direzione est per qualcosa di migliore. Ha venduto per 3 anni piadina alla stazione di una città che non conosci, che non merita menzione. Poi ci ha fatto un ristorante e poi ne ha fatto un altro ancora, figlio di un contadino fiero che lavora. E adesso diventi strano, chiudi gli occhi e sei perverso. 10 anni vissuti ad est, 10 anni non sono uno scherzo. E ora insegna inglese dove sta a parlare in cinese, fregandosene niente del nostro bel paese. E l'ho visto l'altra notte e mi dice: caro Enrico, le vedi quelle due con i tacchi ed il vestito? Le ho amate tutte e due ed hanno proprio un buon sapore. Le ho amate entrambe assieme, le ho amate per 3 ore. E se ti fermi un attimo ce le andiamo a mangiare. Ma cos'hai capito? Invitiamole a cenare. Direzione est, 1000 calze da strappare. Direzione est, un nuovo gioco a cui giocare. Monumento agli italiani che si sanno sempre arrangiare, ad un paese che i più svegli li sa solo allontanare. E forse in fondo anche la voglia di tornare, ma pensarci bene, chi glielo fa fare? E se ti fermi un attimo ce le andiamo a mangiare. Ma cos'hai capito? Invitiamole a cenare. Direzione est, 1000 calze da strappare. Direzione est, un nuovo gioco a cui giocare. E ora insegna inglese, forse ha voglia di tornare. Ma pensarci bene, ma chi glielo fa fare? Ora insegna inglese, dove sta a parlare in cinese, fregandosene niente del nostro bel paese. Bene, guardando fisso in camera. Sì. Ho suonato 10 anni al conservatorio di Innsbruck. Finalmente mi hanno aperto. Una stronzata. Direzione est, c'è chi va a Taipei, c'è chi va in Polonia. A breve, su questi schermi.